Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Avatar, film del 2009 diretto da James Cameron, ha incantato milioni di spettatori grazie ai suoi effetti speciali e alle meravigliose creature della Luna Pandora. In questo video analizzerò proprio gli animali più interessanti e peculiari di Pandora, dagli erbivori più mansueti ai predatori più pericolosi e letali. Partiamo da una visione d'insieme della fauna di Pandora, tratteggiando alcune caratteristiche comuni a tutti gli animali di questo mondo. Una delle caratteristiche comuni è la presenza di sei arti. Ciò potrebbe suggerire l'idea che le prime creature terrestri di Pandora avessero appunto sei zampe, un po' come nel caso del nostro pianeta, dove molti animali terrestri, insetti esclusi, posseggono quattro arti. Un'altra caratteristica comune a sostanzialmente tutta la fauna di Pandora è il possesso della coda neurale, con annesse terminazioni nervose. L'unione di due code neurali permette a due creature distinte di intrecciare un forte legame chimico e appunto neurale, tanto da diventare un corpo unico a livello di sensazioni, pur rimanendo fisicamente distinti, ovviamente. Gli abitanti senzienti di Pandora, i Navi, usano le proprie code neurali per controllare alcuni animali della Luna, come ad esempio i Dire Horse. Come suggerisce il nome, i Dire Horse ricordano i cavalli terrestri sia a livello anatomico che per l'uso che ne fanno i Navi. A livello fisico, i Dire Horse, noti in lingua Navi come Pahal, sono creature forti, lunghe fino a 4 metri. Dotati di una pelle composta da placche, i Dire Horse sono dei velocisti incredibili, visto che possono raggiungere addirittura i 95 km/h, se spinti al massimo delle loro capacità fisiche. Per sopportare un simile sforzo, il sistema respiratorio dei Dire Horse è estremamente evoluto. L'aria entra nei polmoni tramite degli opercoli cartilaginei ed esce attraverso delle fessure poste nella parte posteriore del corpo. In natura i cavalli di Pandora vivono in grandi mandrie come i cavalli terrestri, dove si trovano sia adulti che cuccioli. La dieta dei Dire Horse è totalmente erbivora. I Navi apprezzano diverse caratteristiche dei Pahal, che vengono utilizzati come cavalcature nelle pianure e nelle foreste di Pandora. I Dire Horse posseggono la coda neurale, ciò consente al cavaliere di stringere un intenso rapporto con il suo destriero, ragion per cui i Navi tendono a cavalcare un solo Dire Horse, ma nulla vieta di possedere più animali diversi. I più esperti cavallerizzi di Pandora sono i membri della tribù Tipani, ossia i clan dei cavalieri delle pianure. Come ben sappiamo, i Dire Horse non sono le uniche cavalcature dei nativi di Pandora. Mi riferisco ovviamente anche ai celebri Banshee. I Banshee, noti in lingua Navi come Ikran o Ikranai, sono degli animali volanti dotati di quattro ali, il cui aspetto ricorda quello di una manta o di un pterodattilo. Gli umani infatti li hanno catalogati con il nome scientifico di Paraptorodactylus. Su Pandora esistono due versioni di Banshee, quelli di montagna, più grandi, e quelli delle foreste, di dimensioni contenute per via dell'habitat in cui vivono. Tutto il corpo dei Banshee si è evoluto per volare in maniera efficiente. Muscoli, ali e profilo aerodinamico consentono a queste creature di muoversi con grazia e velocità, fino a 140 nodi, divenendo dei predatori davvero temibili. L'atmosfera di Pandora è particolarmente densa. Per ovviare a questo fatto, i Banshee sono dotati di ossa in fibra di carbonio e di un metabolismo estremamente efficiente, che permette ai muscoli, già specializzati per il volo, di generare il doppio della forza al chilo di un volatile terrestre. Così come per i Dire Horse, anche gli Ikran hanno sviluppato un evoluto sistema respiratorio, atto a raffreddare il corpo dell'animale. I Banshee di montagna possono raggiungere un'apertura alare di circa 13 metri, quelli delle foreste si attestano invece sui 7 metri.
I navi nel corso del tempo hanno addomesticato i banshee di montagna, connettendosi a loro tramite la coda neurale. Ogni banshee accetta la guida di un singolo navi, quindi non è possibile scambiarsi il proprio banshee. Riuscire a domare un Ikran è un passaggio importante nella vita dei giovani navi. Il rito di passaggio, noto come Ikni-Maya, serve a dimostrare la forza e il coraggio dei giovani abitanti di Pandora. Una volta domati, i banshee si stabiliscono presso l'albero casa, vivendo a stretto contatto con i propri partner navi. I banshee delle foreste sono agili predatori che cacciano bersagli di piccola o media taglia. La forma del cranio e delle mascelle dei banshee ha portato gli scienziati umani ad ipotizzare che essi, così come altre creature volanti di Pandora, si siano evoluti a partire da animali marini. Rimanendo sempre nell'alveo delle creature volanti, i cieli di Pandora sono anche solcati dalla creatura nota come Tetrapteron. Simili a fenicotteri terrestri per forma e dimensioni, i Tetrapteron posseggono quattro ali e una doppia coda usata per bilanciare l'animale in fase di caccia e di atterraggio. Nelle grotte di Pandora vivono anche gli Stingbat, creature che possono essere addomesticate dai navi imparando a riconoscere alcuni semplici comandi vocali. Il record di più grande volatore di Pandora lo detiene il possente Leonopteryx, noto in lingua nativa come Turuk, ossia ultima ombra. Questo grande animale è infatti noto per essere un predatore letale e indomabile, che si abbatte impicchiata sulle sue prede senza lasciargli scampo. Se un Turuk ti prende di mira, la sua ampia ombra sarà l'ultima cosa che vedrai, in poche parole. Di colore rosso e giallo, il Leonopteryx ha giocato un ruolo importante nella cultura navi. Coloro che sono riusciti a domarlo tramite il classico collegamento neurale vengono ritenuti degli eletti, capaci di guidare il popolo e soprattutto di unificarlo. Quando il compito del Turuk è adempiuto, il legame neurale si spezza e il possente animale torna alla sua vita da super predatore solitario. Dopo questo excursus dedicato ai cieli, torniamo sulla terraferma ed esaminiamo gli imponenti Hammerhead. Da alcuni paragonati ai titanoteri terrestri, gli Hammerhead sono circa due volte più grandi di un elefante africano e posseggono una peculiare testa a forma di martello che può essere usata per assestare violenti colpi. Nonostante le grandi dimensioni, gli Angstick, questo è il nome navi, sono piuttosto veloci, soprattutto in fase di carica. Gli Hammerhead vivono in branchi di circa 10-12 esemplari e sono fieramente territoriali. Pochissimi predatori li osano attaccare e ancora meno riescono ad abbatterli. Solo il Leonopteryx e i Thanator possono riuscire nell'impresa. La pelle degli Hammerhead risulta inoltre particolarmente dura e resistente, tanto da non essere scalfita nemmeno dai proiettili dei fucili dei colonizzatori umani. Un altro erbivoro molto diffuso su Pandora è lo Yerik o Exapede. Simile a una gazzella o a un cervo, l'Exapede è una creatura mansueta e dotata di un caratteristico manto blu scuro a strisce chiare. Un'altra caratteristica tipica di questi animali è il ventaglio retrattile posto sulla testa. Purtroppo per loro gli Yerik sono le principali prede di praticamente qualsiasi carnivoro di grandi dimensioni di Pandora. Anche i cacciatori navi si sono specializzati nell'uccidere questi cervi alieni. Ad ogni modo la specie non rischia l'estinzione grazie a un ritmo riproduttivo davvero veloce. Insomma, tanti ne muoiono, ma tanti anche ne nascono. Tra i grandi erbivori troviamo anche gli Sturmbeast, creature simili a bisonti però dotati di una gobba. Gli Sturmbeast vivono in branco e sono in grado di coordinarsi contro gli attacchi dei predatori, in modo da difendere gli esemplari più giovani e più vulnerabili. I navi cacciano questi animali da secoli e usano ossa e pelle per i loro manufatti, un'ulteriore similitudine con i bisonti americani. Nelle foreste di Pandora si possono anche trovare delle creaturine simili a scimmie, note come prolemuri. Il nome sottolinea appunto la somiglianza con i lemuri terrestri. A livello anatomico, i prolemuri posseggono due braccia, che si dividono a loro volta in quattro avambracci, pensate per una vita arboricola. I prolemuri hanno scelto di abitare sugli alberi per stare al sicuro dai principali predatori terrestri.
E a proposito di predatori, è ora di dedicarsi ai carnivori di Pandora. Partiamo dal temutissimo e affascinante bestia pantera ferox, detto anche Thanator. Il Thanator è considerato il predatore apex del pianeta, insieme al già menzionato Turuk, tanto da essere paragonato addirittura al celebre Tyrannosaurus Rex della nostra preistoria. Tra l'altro il verso del Thanator in Avatar è praticamente uguale a quello dei T-Rex di Jurassic Park. La struttura fisica del Thanator ricorda quella di una muscolosa pantera e consente a questo animale di correre per lunghi periodi e di spiccare balzi impressionanti, sfruttando tutte e sei le possenti zampe. Gli artigli del Thanator sono pensati per lacerare le prede e per abbattere la fitta vegetazione della foresta di Pandora. I denti del Thanator raggiungono i 25 cm di lunghezza e insieme agli artigli e alla coda costituiscono un arsenale davvero letale. I sensi del Thanator sono estremamente sviluppati, in modo da poter percepire prede in difficoltà anche a grandi distanze. Egli preferisce cacciare di notte anche in virtù di questi sensi molto acuti. Come se non bastasse, il Thanator possiede anche una corazza naturale sulla schiena, sulle spalle e sul collo. Uccidere questo predatore non è una passeggiata nemmeno per un altro Thanator. I Na'vi chiamano il Thanator con il nome di Palulukan e tendono a tenersi alla larga da questi animali. Anche il Thanator possiede la tipica coda neurale, che può essere usata per tentare di domarli. In Avatar, nei tiri, riesce a connettersi con un Thanator durante la battaglia finale contro le forze umane. Su Pandora vive anche un altro carnivoro che, seppur molto più piccolo del Thanator, risulta comunque alquanto temuto, il Viper Wolf, noto anche come Nantang. Come suggerisce il nome, il Viper Wolf ha un aspetto simile a quello dei lupi terrestri, in quanto longilineo e slanciato. Attivo soprattutto di notte, il Viper Wolf possiede un manto scuro ottimo per mimetizzarsi nel fitto della foresta. Anche questo predatore possiede sensi sviluppati, anche se non paragonabili a quelli dei Thanator. I Nantang sono animali spiccatamente sociali, che vivono in branchi che si coordinano durante le fasi di caccia. Tramite versi, suoni e sibili, i Viper Wolf preparano strategie di caccia alquanto complesse, ciò li rende ancora più letali. Le famiglie di Nantang si prendono cura con amore dei cuccioli, insegnandoli sin dalla tenera età a cacciare attraverso il gioco, un ulteriore aspetto che li avvicina a diversi canidi terrestri. Le caratteristiche anatomiche comuni tra Viper Wolf e Thanator hanno portato alcuni a teorizzare che questi due predatori discendano da un remoto antenato comune. Tra gli onnivori della Luna troviamo invece le bizzarre Fan Lizard o Kenten. Queste creature, lunghe circa un metro, quando si agitano o vengono spaventate, sfoggiano una membrana bioluminescente a forma di disco, che può essere usata per spiccare il volo. Questo sistema a ventola naturale è piuttosto apprezzato dai bambini Na'vi, che sono soliti intimorire apposta i Kenten per godersi lo spettacolo. Concludiamo la nostra analisi della fauna di Pandora con una menzione alle creature acquatiche, ahimè poco esplorate nel primo film. Nella guida alle specie di Avatar, presente sul sito ufficiale, troviamo menzionate due creature, Naluzza e Ilu. Naluzza è un vero e proprio colosso degli oceani, paragonabile per stazza e per abitudini a una balena terrestre. L'Ilu ricorda invece un plesiosauro, dotato però di sei pinne. L'Ilu viene definito come una sorta di dire horse acquatico, sia per le abitudini sociali che per il fatto che è stato addomesticato dai Na'vi che abitano sulle coste degli oceani. Nelle distese d'acqua di Pandora vive anche un animale noto come Akula, cugino più sfuggente e feroce dei Naluzza, forse simile alle orche o addirittura ai capodogli dei nostri mari. Ed eccoci giunti al termine del nostro lungo viaggio nell'affascinante fauna di Pandora. Avatar, a livello di mera trama, è un film semplice e quasi banale, solita vicenda di nativi e invasori. Ma Pandora è un mondo davvero ammaliante,
tanto colorato e affascinante quanto ricco di pericoli. Spero di avervi dato un quadro soddisfacente della fauna. Non mi sono addentrato nella flora, sennò il video non finiva più. Vi ricordo che quest'anno dovrebbe uscire Avatar 2 verso dicembre e che uscirà anche un videogioco ufficiale realizzato da Ubisoft e da Massive, lo studio dietro alla serie The Division. Online si possono già vedere i trailer. Dopo queste note informative, passo come al solito la palla a voi. Quali creature di Pandora vi hanno colpito di più? Fatemelo sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni qui su YouTube potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure PayPal e Tipeee, link in descrizione. Sui social cercate Lorenzo Divus sia su Instagram che su Facebook. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!